Non ho idea di dove sia Kata. Sento che mia figlia è ancora viva, ma non so dove sia. So che non sta bene, che soffre, ma so che è viva. Catherine Alvarez è la madre di Cataleya Ciclo Alvarez, conosciuta da tutti come Kata, una bambina di 5 anni. Il 10 giugno scorso Kata è scomparsa dall'ex Hotel Astor a Firenze. Sono trascorsi oltre 3 mesi da quel momento drammatico, ma non si hanno ancora notizie sulla piccola. La madre di Kata è profondamente preoccupata e continua a sperare in un ritorno della sua amata figlia. Noi ci sentiamo abbandonati, nessuno ci fornisce risposte e ci sentiamo soli. Abbiamo bisogno che i media e le persone parlino di più di nostra figlia. Kata è sparita di giorno, non può essere svanita nel nulla. Qualcuno ha per forza visto qualcosa e chiedo a chiunque di parlare. Attualmente le indagini proseguono con determinazione. La procura sta considerando l'ipotesi di un sequestro di persona con finalità estorsive che potrebbe essere scaturito da tensioni interne all'albergo, frequentato da numerose famiglie in situazioni difficili. Tra i partecipanti a scontri gravi all'interno della struttura, sembra che ci fossero anche i parenti della piccola Kata. Il procuratore Luca Testaroli sospetta che molte persone abbiano omesso di comunicare informazioni cruciali, tra cui i genitori di Kata. Questi ultimi, infatti, non hanno reso noti alcuni dettagli emersi durante le indagini. Il procuratore ha commentato la situazione con preoccupazione. Esistono elementi concreti per ritenere che alcuni non abbiano detto tutto ciò di cui erano a conoscenza. La vicenda potrebbe essere derivata da alcuni rapporti conflittuali che sono sfociati in gravi delitti commessi durante l'occupazione. Per rinfrescare la loro memoria, i genitori della piccola, accompagnati dai loro avvocati, hanno presentato una richiesta per poter fare ritorno nell'ex albergo occupato, che adesso è stato sgomberato. L'obiettivo è cercare eventuali indizi o elementi utili, magari dimenticati nel corso del tempo trascorso dalla scomparsa di Kata. Questa iniziativa è stata sottolineata con forza dalla madre della bambina. Tornando lì potrebbero tornare ricordi utili. L'indagine sulle telecamere sembra essere giunta a una fase conclusiva. Gli investigatori hanno esaminato le registrazioni provenienti da circa 150 dispositivi elettronici disseminati in tutta la città e nei dintorni dell'ex Hotel Astor. Hanno ricostruito con precisione tutti gli individui e i veicoli che sono transitati sotto l'occhio delle telecamere, identificando coloro che sono entrati e usciti dall'Hotel Astor. Tuttavia, nonostante queste meticolose analisi, non si è ancora trovata alcuna traccia di Kata. Parallelamente, stanno proseguendo le indagini per determinare se la bambina sia stata condotta fuori dall'Italia, magari nel suo paese d'origine, il Perù, e se sia stata fatta uscire dal nostro paese via aerea. Inoltre, sembra che non ci siano elementi che confermino la pista relativa a un possibile scambio di persona. Secondo questa teoria, Kata potrebbe essere stata confusa con la figlia della compagna di uno spacciatore che è stato espulso dall'Italia dopo una perquisizione, suscitando l'interesse di altri trafficanti di droga desiderosi di vendicarsi. Al contrario, sembra essere solidamente radicata l'ipotesi di un sequestro con fini estorsivi legato al racket degli affitti nell'Hotel Astor e a un tentato omicidio. Gli investigatori hanno individuato 4 persone, tra cui lo zio di Kata, come responsabili di questo grave episodio. Pochi giorni prima del rapimento di Kata, un uomo ecuadoriano di 40 anni si era gettato dalla finestra per sfuggire a individui che cercavano di ucciderlo, riportando gravi ferite. Tra gli aggressori figurava proprio lo zio di Kata, Argenis Abel Alvarez Vázquez, soprannominato Dominique. Gli altri aggressori includevano il presunto padrone dell'Astor, Carlos Martín della Colina Palomino, e altri 2 peruviani di 27 e 62 anni. Attualmente solo Palomino si trova agli arresti domiciliari, mentre gli altri sono detenuti in carcere. Questo solleva la domanda se il rapimento di Kata sia stato orchestrato a causa di questi eventi.